Senta, per la città il riavvio di questi lavori dopo tanti anni. Alla fine di una bruttissima pagina per tutti. Intanto ringrazio il sottosegretario Delmastro per la sua presenza, perché è la dimostrazione anche di quanto il governo tenga al riavvio e quindi al completamento di quest'opera, un'opera che probabilmente risponde a quella che è la madre di tutte le battaglie, ovvero riorganizzare la giurisdizione in uffici consoni all'esercizio dignitoso della giustizia, e quindi farlo in dei contesti che possano anche rendere più efficace e più efficiente l'esercizio della giustizia nel nostro territorio, dalle nostre parti, dove il contrasto alla 'ndrangheta e in generale alla criminalità organizzata e alla corruzione è senza dubbio la madre di tutte le battaglie. Lo facciamo all'interno di un contesto che però guarda anche a quelli che sono i risvolti di riqualificazione e recupero urbanistico di questo territorio, perché questo diventerà un parco della giustizia a servizio dei magistrati, a servizio degli avvocati, a servizio di tutti gli operatori del diritto, ma direi anche e soprattutto al servizio dei cittadini. Siamo riusciti in questo dopo anni di contenzioso, dopo anni di fermo, dopo anni di battaglie anche in tribunale, però la scelta di abbandonare il contenzioso e affidarci al Ministero della Giustizia per il completamento dell'opera oggi si dimostra la scelta esatta. Adesso naturalmente da inizio gennaio, quando il cantiere entrerà nel vivo, seguiremo costantemente i lavori per evitare che insomma ci possano essere ulteriori arresti, ci auguriamo di no naturalmente. Romeo, riparte il cantiere, cosa rappresenta per voi quest'opera pubblica in questa città? Sì, per noi è un giorno importantissimo che abbiamo voluto fortemente con il sindaco Falcomatà nel 2021 e abbiamo intrapreso questo percorso, quindi di fare un percorso parallelo rispetto al contenzioso che ancora ferma al Tribunale di Catanzaro con il Ministero Giustizia, che ringraziamo per la grandissima disponibilità in questi anni. Oggi viene firmato il contratto ufficialmente con il nuovo vincitore dell'appalto, la ditta Colimbrita, e si riavvia un percorso fondamentale per la città, perché questo palazzo per noi rappresenta tanto, per la città di Reggio Calabria è un'opera fondamentale sotto tutti i punti di vista, perché in una città come la nostra, che negli anni ha avuto tantissime problematiche di malaffare, di 'ndrangheta, avere il Palazzo di Giustizia come incompiuta non era più accettabile. Quindi siamo felicissimi di rilanciare sotto questo punto di vista e anche sotto il punto di vista logistico per gli operatori del settore giustizia, che meritavano una casa così accogliente. Abbiamo voluto realizzare questa cerimonia proprio qui dentro il Palazzo di Giustizia, in quella che sarà poi l'aula magna appunto del Palazzo di Giustizia, per dare un segnale concreto e vero di ripartenza.